Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video, la mia vera night routine. Visto che le ultime volte in cui avevo fatto la morning e la night routine, mi avevate detto che vi interessava proprio vedere le creme, proprio come mi pulivo il viso, come mi struccavo, eccetera, ho pensato di farvi questo video parlato per renderlo più utile, quindi perché molto spesso quello là è carino con tutte le musichette, la tisana per dormire, però come utilità dei prodotti non tanto, quindi ho pensato di farlo così adesso mostrandovi proprio realmente i prodotti che utilizzo perché me l'avete chiesto davvero in tantissime, ma dato che voi sapete che a me piace accontentarvi tutti, se vi fa piacere vedere anche la night routine, quella versione un po' più popolare qui su YouTube, quindi la musichetta, quella rilassante che bevi la tisana, i calzini colorati, insomma quelle cose qua che anche sono carine, me lo fate sapere nei commenti, vi faccio anche la versione quella diciamo musicale rilassante. Adesso però ci tengo tantissimo a farvi vedere come mi sto struccando in questo periodo, cosa sto applicando sul viso perché sono prodotti davvero ottimi con cui mi sto trovando benissimo. Come struccante occhi sto utilizzando questo qua della marca Apiarium, che è una nuova scoperta e mi piace tantissimo. Ce l'ho nel mio negozio Caleta Shop. Ovviamente, cosa ve lo dico a fare? Tutti i prodotti che vi mostro sono presenti a Caleta Shop nella mia bioprofumeria, ovviamente a Quarto in provincia di Napoli. Se ancora non siete venuti, venite a trovarmi perché, ovviamente, nella mia bioprofumeria ci sono tutti i prodotti che io amo. Quindi, se questi prodotti io li amo, ovviamente sono presenti nella mia profumeria e pare ovvio che ci siano nel mio negozio questi prodotti perché li amo e nel mio negozio sono tutti i prodotti che io amo, quindi ci sono presenti. Apiarium, questo struccante è molto bello, molto delicato, quindi va bene per chi ha gli occhi delicati, non brucia gli occhi, è molto molto bello, non unge. A me piace tantissimo, ragazze, da quando l'ho scoperto utilizzo sempre questo. Vedete, è un liquido molto molto carino. Strucca bene ma non brucia, questa è la cosa bella. Io mi vado a struccare gli occhi, però comunque io vi devo dire la verità, lo utilizzo a volte anche su tutto il viso. È davvero ottimo, ragazze, e lo utilizzo anche sulla bocca. Non ingrassa la pelle, è buonissimo, mi piace tanto. Poi sul viso, ragazze, io vado a utilizzare anche questa qua che è la schiuma. Questa è una schiuma struccante detergente, infatti c'è scritto deterge, strucca e tonifica ed è un prodotto ottimo, una nuova scoperta. Questa linea Le Fate Bio, che sono tutti cosmetici naturali, vegani, veramente ottimi, a un prezzo giusto, molto onesto. Poi ho questa qua perché c'è tutta la linea, adesso vi faccio vedere, c'è anche crema viso, c'è tutto, contorno occhi, c'è tutto tutto. L'ho messa scontata nel mio negozio a 15%, appunto perché è una novità, quindi se venite sabato e domenica, questo sabato e questa domenica facciamo un nuovo evento, orario continuato nel negozio, ma comunque potete venire quando volete e questa linea la troverete scontata almeno 15%, è veramente buona. Io l'ho voluta inserire nel mio negozio perché ci ho visto veramente lungo e secondo me è veramente buona. Ho letto l'INCI e poi mi sto trovando benissimo con i prodotti, li sto provando già da un po' di tempo e quindi l'INCI mi aveva detto il giusto, sono veramente buoni, tutti naturali, biologici, tutti all'olio di camelia, che è un olio ottimo per la pelle, sia per le pelli grasse che le pelli secche, è veramente fantastica tutta la linea, a me sta piacendo tantissimo, in particolare di questa schiuma struccante io me ne sono innamorata perché strucca e detegge il viso. La utilizzo la sera dopo aver struccato il viso, appunto perché permette alla pelle di essere più pulita e quindi elimino le impurità. E mi piace tantissimo utilizzarla sul viso al posto del comune detergente perché essendo una schiuma non mi tira la pelle, quindi la adoro e la utilizzo anche la mattina appena mi sveglio. La agito, è troppo bella, ragazzi, io la adoro. Ah, mi sono dimenticata di mettermi il femmaglietto, io mi strucco sempre così col femmaglietto dei topolino. Sì. Comunque, non si vede, aspettate. È importante che si veda il femmaglietto, ragazzi. Comunque guardate com'è bella, una bella mousse, è troppo bella. Io adoro struccarmi e lavarmi il viso con questa, se tiene proprio la voglia. Comunque la massaggio su tutto il viso, così, mi piace tantissimo, ha un ottimo profumo e poi mi vado a sciacquare. Pratico, veloce e funzionale. Yeah! Ciao Nancy! Mi asciugo. Sarebbe stato meglio col panno in microfibra, ma al momento sono tutti sporchi. La pelle non mi secca, non mi tira, è fantastica, già è morbida e idratata. Adesso continuo la mia skincare, ovviamente. Cosa si usa dopo lo struccante, dopo il detergente? Tonico, sempre il tonico perché il tonico chiude i pori dilatati, vi allontana tutte le impurità della pelle e poi è così bello fresco, io lo adoro.
Io sto utilizzando questo qua che è un tonico, anche questo è presente nel mio negozio, Dr. Organic, adoro. Tutta la linea alla rosa, vi ricordate? Di cui c'era anche la maschera famosissima, di cui ho parlato tanti anni fa. Anche il tonico è fantastico, odora di rose e sembra proprio l'acqua alle rose, quella là, la famosa Roberts. Però ovviamente questo biologico è naturale, quindi veramente è il top del top. A me piace tantissimo, ha un profumo di rosa, ragazze, vi giuro, è fantastico. Comunque un tonico bellissimo che io adoro e va bene per tutti i tipi di pelle, perché non secca la pelle e la mantiene fresca, idratata e luminosa. A me piace tantissimo, ma poi sto profumo, cioè ti viene voglia di proprio di utilizzarlo, perché sai che sto profumo di rosa è troppo bello. Vedete che il dischetto esce ancora un po' sporco perché il tonico completa la pulizia, quindi è importante. Adesso io che faccio? Faccio una bella cosa. Dato che in questo periodo sono un po' stressata e anche la pelle si sta un po' seccando, sto utilizzando quest'olio, sempre delle fate bio di cui ho fatto vedere la schiuma. Fanno l'olio di camelia puro, che è ottimo, contro le rughe, ma anche va bene per tutti i tipi di pelle. E, un po' rigenerante per la pelle ed è ottimo. Io però, vedete, infatti c'è scritto qua, va bene per pelli mature, sensibili a rossate, pelle miste e grasse, anche per i capelli, per le cicatrici, le smaiature, le macchie della pelle, le unghie, quindi è un olio, diciamo, multifunzionale ed è molto molto carino in questo flaconcino. Ne basta pochissimo, quindi questo vi dura, non lo so, 10 anni, quindi io ne metto praticamente due gocce, ma proprio due di numero, con la faccia ancora bagnata di tonico, lo vado ad applicare su tutto il viso, questo passaggio, a volte non tutti i giorni, giusto quando vedo che la mia pelle ha bisogno di una coccola in più, prima di mettere la crema. Vedete che si assorbe, ha un tocco setoso, ma non lascia la pelle unta, ovviamente non ne dovete utilizzare tanto, quindi due gocce va super bene. Avete le unghie fragili, mettetelo anche sulle unghie, così ogni sera vi ristrutturerà le unghie. Poi ragazze, sempre delle fate bio, utilizzo la crema contorno occhi, anche questa mi piace tantissimo, si assorbe in fretta e contiene tanti ingredienti ottimi, ma veramente veramente ottimi per il contorno occhi. Io questa la utilizzo sia la mattina che la sera, perché è ottima sia contro le rughe che contro le occhiaie, perché infatti contiene estratto di efrasia, caffeina, veramente tanti, la camelia, ovviamente tutto a base di olio di camelia, ed è un contorno occhi molto molto carino. Anche questo ne basta pochissimo, questi prodotti sono molto funzionali, ho questo notato, quindi ne basta poco e la cosa bella è che agiscono subito. Io dopo già qualche giorno che li ho utilizzati ho visto la mia pelle veramente migliorata, quindi questo lo metto su tutto il contorno occhi, è molto bello, antirughe, per prevenire le rughette comunque bisogna utilizzarlo. Già dai 20-25 anni in poi un antirughe ci vuole. Ragazze, sempre delle fate bio, vi ho detto mi sono innamorata tantissimo di questa nuova linea biologica naturale, ottima. Utilizzo anche la crema viso. La crema viso ce n'è di due tipologie, infatti anche io al negozio c'ho sia quella antirughe che quella base idratante, e io sto utilizzando quella antirughe che ha un tocco nutriente in più, quindi dato che io sono un po' vecchia bisogna utilizzare l'antirughe. Però se siete delle ragazze e volete una crema base trucco, una crema idratante semplice che non lunga tanto la pelle, vi consiglio quella la semplice idratante. E invece questa qua per le vecchiarde come me, insomma, no, anche questa qua come crema notte è molto carina da utilizzare. A me piace tanto perché anche essendo una crema antirughe, vedete adesso massaggiando faccio assorbire anche il eventuali residui di olio che avevo sotto, e quindi la pelle, madonna, un profumo buonissimo, vi giuro. La pelle resta completamente asciutta e compatta. Ovviamente mettete la crema antirughe sempre, o comunque la crema idratante sempre anche sul collo, è importantissimo ragazze. La cosa che mi piace, vi dicevo, vedete, si è assorbita tutta e in questo modo la pelle mi resta rassodata, tonica e non è unta, anche essendo una crema antirughe non è troppo pesante e untuosa, questo mi piace. Poi vado a completare la mia skincare night routine sempre con il burro cacao, perché come sapete io sono malata di burro cacao e ultimamente sto amando tantissimo i nuovi addolcilabbra di Alchemilla. Le adoro tanto ragazze, infatti quando vengono le ragazze in negozio dicono a me quale gusto prendo e io non so mai quale consigliare, perché io l'ho provato tutti e sono tutti belli, melone bellissimo, c'è cioè banana, passion fruit, mela verde, fragole e panna, e questo è fragole e panna, ma mi giuro sono tutti belli, anche melone molto bello, anche banana, sono tutti belli, e questo qua è troppo carino. Ovviamente sono completamente naturali e sono molto molto nutrienti, con l'olio di ricino, burro di cacao, burro di karité,
sono veramente carini. Questo profuma tantissimo di fragole e panna, vi giuro, profuma proprio di fragole e panna, cioè è bellissima. E in questo modo io ne metto abbondante prima di andare a dormire e così la notte si nutre e poi ha un profumo bellissimo. Sarei sempre a spalmarlo. Mi sveglio sempre con le labbra molto morbide. È un piccolo tocco da fare ogni sera per avere le labbra sempre morbide, senza pellicine, anche se stanno bene. Voi mettetelo sempre la sera prima di andare a dormire. Vi assicurerete le labbra giovani e belle, senza rughette, senza screpolature. Quindi è un piccolo segreto che vi ho dato. E poi questi hanno un costo veramente piccolissimo, ma sono ottimi. Poi ragazze, un'ultima chicca, anche questa qua ce l'ho nel mio negozio Carita Shop ed è la crema mani alla rosa e karité della Saponaria, adorabile. Questa crema mani veramente è diventato il prodotto del mio cuore, l'adoro troppo, mi piace tantissimo il pack, infatti me la porto anche dietro nella borsetta perché mi piace avere sempre le mani morbide, non mi piacciono le mani secche con le rughe, quindi cerco sempre di mettere la crema mani il più spesso possibile, insomma. E questa crema alla rosa è buonissima. Come avete capito, mi piace la profumazione alla rosa, sì, mi vado pazza, è buonissima. Comunque c'è anche al limone, limone e menta, anche molto bella, fresca e profumata, e quella là mi piace tantissimo utilizzarla sia sulle mani che sui piedi, perché appunto è anche molto rinfrescante e tonificante. Questa la rosa anche bellissima, faccio vedere com'è. Bella burrosa, nutriente, troppo bella e compatta. Pensate che questo barattolino io ce l'ho già da tipo 10 giorni, forse anche 2 settimane. Sta praticamente tutta qua perché ne basta pochissimo. È super compatta e nutriente ed è veramente fantastico. Ovviamente, ragazze, voi sapete che i prodotti biologici e naturali sono molto concentrati, quindi sono veramente ottimi. Questa, madonna, un profumo bellissimo, mi piace tanto tanto metterla prima di andare a dormire, ma vi ho detto, me la porto dietro, me la metto spesso. E la spalmo anche un po' sui gomiti secchi perché è molto nutriente, quindi va bene per tutte le zone secche della pelle, appunto anche i piedi, talloni, gomiti, un po' dappertutto. Quindi questo è tutto ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto anche per conoscere questi nuovi prodotti che sono veramente veramente ottimi. Li potete trovare nella mia bioprofumeria. Quando venitemi a trovare in bioprofumeria, nella mia bioprofumeria a Quarto, provincia di Napoli, Carita Shop, così ve li spiego ancora meglio e vi do tanti consigli, vi faccio scoprire anche tante altre cose belle e presto ci sarà anche il sito online. Io vi mando un bacio grandissimo. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video, anche con un bel like. Lasciatemi tanti like, anche se volete anche la versione, quella là più da youtuber, insomma, musicale, la night routine, quella rilassante. Ve la faccio con piacere. Vi mando tanti baci, ciao! Ah, volete anche la morning routine, quindi quella là di quando mi sveglio, o anche qua come mi trucco, insomma, il mio trucco base? Fatemi sapere che ve lo faccio. Ciao!